Mister Grandoni, chiudete con una prova d'orgoglio, perché avete fatto la partita che dovevate fare, peccato per quei 20 minuti della grandata. A questo punto, vista l'Albenga, vista oggi. Sì, sì, il grande rammarico è per la partita d'andata, lo sappiamo, ormai è passato e purtroppo non possiamo cambiare quello che è successo. Oggi non ho altro che ringraziare i ragazzi, l'ho fatto già nello spogliatoio, mi hanno dato tutto, ci hanno dato tutto. Questo gruppo di lavoro è stato un gruppo di lavoro assolutamente affidabile, con grande dignità ha affrontato situazioni alquanto difficoltose nell'arco di questi mesi. Sono andati avanti sempre con dignità, al massimo rispetto di quello che è l'impegno che hanno preso. Quindi io, ripeto ancora una volta, li ho ringraziati nello spogliatoio, li ringrazio ancora una volta pubblicamente. Ecco, tu hai detto poco fa, pensa se questa partita valeva qualcosa, no? Pensa se veramente si fosse arrivati con una situazione di parità, no? Perché avete dimostrato di essere pari poi alla fine. Sì, sì, il grande rammarico, lo stavo dicendo, il grande rammarico è questo. Credo di non aver disputato soprattutto la partita d'andata al massimo delle nostre possibilità, però ripeto ancora una volta, il calcio è bello anche per questo. In questo caso per noi è brutto, non possiamo fare niente che non migliorare dagli errori che abbiamo commesso. Ecco, pensi che il Livorno possa arrivare in fondo a questo punto? Il Livorno è costruito per arrivare in fondo, la domanda è se non arriva in fondo c'è qualcosa che non quadra. Ecco, un'ultima